dovevano prendere gli agenti segreti, dovevano rifare camurrie, cose, gli agenti segreti, e allora giustamente li prendevano tra le armi, tra quelli che si sono meglio espressi nelle armi. C'era anche un carabiniere fra questi tre che si erano presentati e l'avevano selezionato accuratamente. Insomma, ce n'erano sì da esaminare, c'erano i due esaminatori in una stanza. Dicono: cioè, sono primo, ci prego, si accomodi. Allora, la prova da superare è la seguente: cioè, qui c'è una pistola, cioè, di là, nell'altra stanza, c'è tua moglie seduta su una sedia. Cioè, tu prendi la pistola, entri nell'altra stanza, uccidi tua moglie e cioè, noi ti prendiamo al volo. Ma che prova, dai. I due meschini, cioè, scusi, con tutta buona volontà, insomma, io voglio essere nei servizi segreti, mi farebbe piacere, voglio fare 007 come James Bond, dice, però scusi, non è che io picchia per ammazzare mia moglie, meschina, che mi ha fatto, scusi, non è una persona umana. L'esaminatore dice, ma che c'entra, ma che c'entra, ti facevamo ammazzare a tua moglie per davvero, scusi, la pistola è caricata a salve, quindi i proiettili erano finti, era una prova per vedere se tu sei disposto a tutto, perché l'agente segreto deve essere disposto a tutto, sa scordare famiglia, tutto cose, hai capito? Comunque non hai superato la prova, quindi te ne puoi dire. Fanno già solo secondo. Allora, la prova è la seguente: qui c'è una pistola, di là nell'altra stanza c'è tua moglie seduta su una sedia, cioè tu entri di là con la pistola, uccidi tua moglie, e cioè poi torna a cagano, ti pigliamo nei servizi segreti. E sto piglia la pistola, poco più deciso, tra se nella stanza da banna, dopo 3 minuti ne esci. Io sento, guarda, io non ce la faccio, vai, dice, mia moglie sarà attinta quando vuole, dice, non, se viene beautiful non mi fa bere dei battiti, dice, però insomma c'è mia moglie, dice, poi va, insomma, con 70 tinta non è, dice, non mi viene da sparare, dice, ma no, ma che c'entra, c'era una pistola a salve, dice, noi te l'abbiamo detto per vedere, insomma, la tua prontezza, il tuo coraggio, se eri disposto a tutto, dice, non è che ti facevamo ammazzare a tua moglie, comunque, dice, non hai superato la prova, te ne puoi io, c'è la sua carabiniere. Buongiorno, buongiorno. Di là c'è tua moglie seduta su una sedia, cioè tu prendi la pistola, entri nell'altra stanza, uccidi tua moglie, cioè noi ti pigliamo nei servizi segreti. Io tu, top, ti pigliava la pistola, trasivo nell'altra stanza, manco tempo che si chiudeva la porta, pa, 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 chinnici coppa, ce n'erano tutti i chinnici, si sparava. Chisto dopo mezz'ora non esceva, si sentiva sgroscio, drabbanna, uci, schigli, dopo un'ora ne esce un carabiniere tutto sorato, dice, oh, mi rastro una pistola a salva, la può ammazzare a colpi seggia. Ovviamente sono barzellette.